A tutti ciurma qui da Giocherina. Ebbene sì, sono tornata ieri, come ho appunto annunciato, il 23 maggio, per cui sono qui a Valencia. E niente, insomma, questo video era per dirvi questo, che sono tornata, ma guardo un po', e per dirvi ragazzi che ovviamente riprenderanno tutte le serie che ho lasciato in sospeso, per cui devo continuare Rime, devo continuare Among the Sleep, anche se non è che io abbia tutta questa voglia. E reggetevi forte alle vostre sedie, alle vostre poltrone, alle vostre scrivanie, alle vostre nonne, ai vostri gatti, a qualsiasi cosa abbiate vicino, ragazzi, perché domani, 25 maggio, uscirà Detroit Become Human. Come avevo detto, la mia iscritta Alessandra Mirabella, che ringrazio di nuovo, mi ha fatto una incredibile donazione di 30 euro per aiutarmi appunto a comprare al lancio questo gioco. Per cui io ci tengo di nuovo a ringraziare Alessandra, perché è stato veramente un aiuto immenso. Senza questo aiuto probabilmente, anzi quasi sicuramente, non avrei potuto comprare il gioco al lancio. Per cui ragazzi, ringraziamo in massa tutti insieme Alessandra. E quindi sì, lo prenderò al lancio, sarà in assoluto il secondo gioco nella mia vita che compro al lancio, ragazzi, dopo Beyond Two Souls, che è sempre appunto della Quantic Dream, sfornato da David Cage. Per cui v'ho detto tutto, domani incomincerà la serie su Detroit Become Human. Non ci credo nemmeno io, non credo nemmeno io a quello che ho detto. Volevo chiedervi anche una cosa, ragazzi. Io non saprei se dare tipo l'assoluta precedenza appunto alla serie su Detroit che comincerà domani, nel senso che non so se pubblicare poi soltanto Detroit fino a quando lo finirò e quindi nel frattempo accantonare le altre serie. Questo è un bel dubbio, perché comunque da un lato ovviamente vorrei dare l'assoluta precedenza al Detroit, però ho paura che magari pubblicando, che ne so, giorno per giorno così frequentemente, poi l'interesse nella serie vada scemando. Magari no, visto che comunque lo sto giocando al lancio, però da un lato non vorrei neanche accantonare le altre serie che già insomma sono state abbandonate da 2 settimane a questa parte. Quindi non so, ragazzi, datemi un suggerimento voi su cosa fare, su come comportarmi, se quindi pubblicare Detroit poi insieme alle altre serie, quindi comunque far passare un po' di tempo, ecco, fra un episodio e un altro, o seppure pubblicare Detroit tutti i giorni o quasi tutti i giorni, magari un giorno sì e un giorno no, lasciando per adesso da parte le altre serie. Ditemi voi, poi magari mi regolerò di conseguenza. Quindi uff, le notizie che volevo darvi erano queste, la notizia principalmente, perché appunto riguardava Detroit. Quindi che dire, io ringrazio di nuovo di cuore Alessandra. Sapete benissimo, ragazzi, che in descrizione trovate tutti i link dei miei social, trovate il link appunto per farmi delle donazioni se volete, vorrete insomma magari aiutarmi anche a comprare qualche gioco al lancio, ecco. In anticipo comunque grazie veramente di cuore a tutti. Non so se avete visto su Instagram, ragazzi, se mi seguite su Instagram, se non mi seguite mi raccomando andatemi a seguire, perché ho raggiunto poco fa un nuovo incredibile traguardo, ragazzi. Siamo arrivati a 7000 iscritti, un nuovo traguardo veramente incredibile, che dico le solite cose, le cose che magari dicono sempre tutti, che non mi sarei mai aspettata di raggiungere. Per cui grazie veramente di cuore a tutti a tutti i nuovi iscritti, a tutti quelli che hanno deciso di incominciare a camminare con me in questa avventura su YouTube, e sempre un passo più vicini al primo grosso, veramente grosso traguardo, ragazzi, 10.000. Io continuo ad incrociare le dita, vediamo se prima o poi riusciremo a raggiungere questo traguardo. Se dovessimo riuscirci sarà assolutamente solo e unicamente merito vostro, per cui siete una cosa grande. Grazie veramente di cuore a tutti. Questo video termina qui, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.